Ania, la signora. Allora, la consegna dei premi, siccome la famiglia Rotondi viene da Arpino, quindi vicino alla selva, Arpino e anche la signora Stefania, è giusto che siano Raimondo e Francesco, padre e figlio, che consegnano i premi ufficialmente alla famiglia Lonzi. Quindi Francesco adesso consegnerà il premio alla signora Stefania. Facciamo vedere, fatto da Geri De Luca, il quadro specifico per... proprio per Domenico in questo caso. Ecco qua la consegna. Ecco a lei. I ragazzi questa volta stanno dietro a vedere i genitori. Comunque c'è da dire che anche la spiga Bruna Bio ha dato i suoi premi anche quest'anno, vincitori, sono tutti vincitori del premio. Birra terra di lavoro di Roberto Minicillo e dolce amaro con i suoi dolci di contraconfetti e cioccolato della famiglia Papa, Silvano e Claudio. E adesso Raimondo, il nostro patriarca, consegna il premio principale a Domenico, fatto da Aldo Vucai in arte presepiale della cornucopia della terra di lavoro, che consegnerà adesso a Domenico al capo famiglia. Dai. E quindi la domenica la famiglia Lonzi viene assegnato la sesta edizione del premio Terra Laboris proprio a casa loro, in questa meravigliosa cornice, perché abbiamo già detto prima, sono degni di poter proseguire le tradizioni del regno e della terra di lavoro. Grazie per quello che avete fatto e continuate così e non mollate. Grazie. Insieme la fotografia, adesso i figli dietro i genitori. Il nostro futuro passa sempre per il passato, non c'è niente da fare. Grazie di tutto, di cuore, anche per l'accoglienza, perché siamo stati come Annanza Nurri. Grazie a voi, grazie di tutto. Un saluto a Enrico, Alessandro, Lucia e Lorenzo. E non mollate, perché se mollate voi siamo finiti. Siamo finiti. Grazie ancora di tutto. Grazie.